Alla fine, forse con una tempistica non proprio ottimale, la vicenda dell'inquinamento da taglio nelle acque degli acquedotti di Pietrasanta e Val di Castello approda sui tavoli della Giunta Regionale. Dopo l'infuocata assemblea di sabato pomeriggio, alla presenza del presidente Enrico Rossi e del primo cittadino Domenico Lombardi, il governatore della Toscana ha convocato una riunione a Firenze per costituire una cabina di regia in grado di gestire gli interventi più immediati e quelli a lungo termine, oltre a stilare un vademecum di riferimento che contemple anche studi della salute della popolazione. Già al lavoro dal pomeriggio di martedì quindi, amministrazione comunale, tecnici e responsabili di Gaia, oltre a medici del CNR e ricercatori dell'Università di Pisa, per esaminare la situazione sulla base delle ultime analisi effettuate. Analisi che hanno confermato la riduzione della concentrazione di taglio in quasi tutti i punti di campionamento, rendendo possibile quindi la revoca dell'ordinanza di non potabilità, fatta eccezione per un'area ristretta di condutture autonome nella zona di Via Garibaldi. Intanto continuano i lavori sulla rete idrica di Valdi Castello, dove entro la fine della settimana Gaia prevede di completare le analisi dell'ultimo tratto di tubature. Per quanto riguarda la questione strettamente sanitaria, l'Agenzia regionale di sanità ha confermato che effettuerà un'indagine epidemiologica in collaborazione con i cittadini per le possibili contaminazioni da taglio, anche grazie al campionamento già iniziato tra gli abitanti di Val di Castello. Per la giornata di mercoledì, l'amministrazione comunale ha previsto un consiglio comunale aperto presso il teatro a partire dalle 20.30, consiglio che Noi TV seguirà in diretta.